Nonostante l'incremento dei turisti in Sardegna, l'aeroporto di Alghero non riesce ad invertire il trend negativo. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, commenta gli ultimi dati di Assa Aeroporti relativi ai primi 8 mesi del 2017. Circa 19.000 passeggeri in meno rispetto ai primi 8 mesi del 2016, anno in cui l'aeroporto di Alghero aveva già fatto segnare un meno 19,3% rispetto ai primi 8 mesi del 2015. Ma soprattutto 248.767 passeggeri in meno rispetto allo stesso periodo del 2015, prima dell'abbandono di Ryanair a causa dell'immobilismo regionale del settore traffico low cost, commenta Ted, con una perdita di passeggeri internazionali del 28% circa. Da questi dati negativi derivano i recenti licenziamenti che per adesso fanno perdere 88 unità lavorative, 43 delle quali troveranno collocazione presso un'azienda esterna, perdendo parte della retribuzione e conquiste contrattuali. Ma il dato più allarmante, secondo il consigliere regionale di Forza Italia, è che all'orizzonte non vediamo nemmeno i primi indizi di attuazione della legge, che impegna risorse per oltre 40 milioni di euro per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e distribuirne i benefici sull'intero territorio regionale, attivando politiche di promozione e comunicazione attraverso i canali offerti dal sistema del trasporto aereo. Spiace dover rilevare che ancora non è stato pubblicato nemmeno il bando per la spendita di 4,8 milioni di euro entro il 2017, che ormai volge al termine. Per l'ennesima volta, chiude Ted, sollecitiamo Pigliaro e l'assessore del turismo a lavorare a testa bassa per spendere queste risorse straordinarie in tempi utili per invertire il trend.